quel personaggio di Aldo Giovanni e Giacomo. Esatto, proprio incredibile, dove lui appunto si identificava nel dialetto stretto sardo, erano proprio gli anni 90, cioè il boom di questo trio che adesso è un po' in calo, però come dire... Se ti dovessi chiedere che cos'è la stoccata, cosa mi risponderesti? Amici ascoltatori, pensate, libero hablar, ovvero, sapete che lo spagnolo e il portoghese piace molto a Rino Busillo, libero parlare. Cos'è la stoccata? È quel colpo abile che si insinua rapidamente tra l'arroganza e la presunzione. Un modo per finire l'avversario con un punto e non con due puntini di sospensione. Il momento esatto in cui arriva questo abile colpo di scherma verbale lo riconosci, perché dall'altra parte rimangono solo silenzio e incredulità. Quanto è bello concludere una conversazione sgradevole in modo brillante piuttosto che in modo remissivo o altrettanto arrogante. Eh certo, non è sempre facile avere la risposta pronta, a volte capita. Come quando qualcuno vi si rivolge contro in modo maleducato e senza perdere le staffe rispondete: le consiglio vivamente di smettere di assumere le supposte al peperoncino. A lungo andare rendono irascibile. In un consiglio medico vale mille parolacce. Quindi una stoccata è un modo elegante per stare con noi. Rino, vogliamo tornare alla musica? Rino si è selfizzato con un video che poi state vedendo, sì, in questo momento. Lo diciamo a bassa voce. Quando Rino vede Pilu. Esatto. Non capisce più nulla. Ecco, ha capito Peppa Pilu, è fantastica. Allora Rino poi vi elaggerà questo video. Che dire? Che c'è Rino? Va bene così, chiudiamo così. MM Sound, state con noi. La musica continua ad andare avanti.